In sella a questa moto Valentino Rossi ha tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso durante l'ultimo MotoGP e fino a domani gli appassionati potranno vederla da vicino al Brianza Motor Show. La manifestazione è giunta alla quarta edizione e ha aperto i battenti questa mattina all'Ario Fiere, richiamando a Erba migliaia di appassionati di motori dalle due alle quattro ruote, dai grandi ai bambini, protagonisti nell'area mini moto del Paddock 3. Anche quest'anno, del resto, la zona esterna del polo espositivo è stata trasformata in una pista, anzi in più piste, per lasciare spazio alle spettacolari esibizioni dal vivo, come le impennate e le verticali con il quad dello stuntman di fama europea Roberto Poggiali. Ho fatto motocross, moto, dai, ho fatto tante cose che mi hanno portato poi a diventare uno stuntman. Finché guidare in modo tradizionale non è bastato più. Non mi bastava più, sì. Siamo veramente protetti, lo facciamo in luoghi chiusi al traffico e quindi è fatto sì spettacolare, però lo facciamo fatto in luoghi chiusi. Grande spazio quest'anno alle moto e ai campioni su due ruote, come il pilota Superbike Lorenzo Mauri, pronto a iniziare una nuova stagione. Quest'anno la nostra squadra parteciperà a tutto il campionato italiano Civ Superbike. Quest'anno, come gli appassionati sanno, che abbiamo preso Matteo Baiocco, pilota del mondiale, e fra poco partirà la stagione a maggio a Roma. Settimana prossima i primi test e vediamo di partire. Vediamo l'ora di mettere in campo tutto il lavoro fatto quest'inverno, di ragazzi a casa che hanno lavorato. A proposito di due ruote, il Motor Show Brianzolo si occupa anche dello stile dei biker, dall'abbigliamento all'acconciatura. I biker chiedono delle sfumature sul laterale molto importanti, barbe lunghe, baffi a manubrio e pettinature molto composte nella zona superiore. Non solo moto, però, a Brianza Motor Show non possono mancare le auto con le anteprime nazionali di modelli attesi, comprese le lussuose Bentley e McLaren. Dalle supercar alle utilitarie, tra i mezzi in mostra non poteva mancare la novità del momento, la pedana skateboard che sta spopolando tra i ragazzi, un modo diverso per girare in città su due ruote. È stato, diciamo, omologato anche per andare nei musei, nelle scuole, nei luoghi pubblici, anche al chiuso, perché tanto basta seguire il passo uomo, quindi riesce a fare delle prestazioni appunto anche negli spazi ristretti. Anche quest'anno la manifestazione ricorderà il SIC Marco Simoncelli, scomparso 5 anni fa. La Fondazione Marco Simoncelli porterà alla Rio Fiere i progetti benefici e un'anteprima nazionale, la tuta speciale dedicata all'indimenticabile pilota.